Negozi chiusi e telelavoro obbligatorio. In Svizzera il Consiglio federale ha comunicato i nuovi provvedimenti per contrastare la diffusione del coronavirus che entreranno in vigore dal 18 gennaio. Durante una conferenza stampa da Berna, le autorità hanno presentato le nuove più severe misure che prevedono la chiusura dei negozi e dei mercati che non vendono beni di prima necessità, dei bar e dei ristoranti, fino a fine febbraio. Inoltre è stato definito anche l'obbligo di telelavoro, mentre gli incontri privati con familiari e amici non potranno svolgersi con più di 5 persone. Stessa regola vale anche per gli incontri nello spazio pubblico. È stato invece abolito l'obbligo di chiudere alle 19 per i negozi che rimarranno aperti e la chiusura domenicale per i punti vendita delle stazioni di servizio per i chioschi. Alle attività commerciali costrette a chiudere è concesso organizzare il ritiro sul posto della merce ordinata. A differenza del lockdown della scorsa primavera, restano aperti anche i negozi di bricolage e giardinaggio. Il governo federale ha anche annunciato nuovi aiuti economici a sostegno delle imprese maggiormente interessate dalle chiusure disposte per il contenimento del contagio. In Confederazione oggi sono 3.001 i nuovi casi positivi, 58 i decessi in un giorno, mentre in Canton Ticino sono 154 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 6 i nuovi pazienti ricoverati e 24 i dimessi dagli ospedali, dove si trovano complessivamente 314 malati Covid-19, 4 le persone che hanno perso la vita a causa del virus, 860 il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia.